Madonna mia, ma chi li ha fatti sti disegni? Consigliata la mirtillosa Violetta Beauregard, Charlie raggiunge gli altri. La mirtillosa. Giusto in tempo per visitare la fantastica stanza delle noci del signor Wonka. Gli Oompa Loompa non sanno estrarre i grigli interi dalle noci. Non erano Oompa Loompa né Robo Wonka, quelli che lavoravano febbrilmente tra i tubi gravitazionali e gli scarichi. Mi fa morire come Willy Wonka sfrutti qualsiasi cosa. Meglio di loro individua le noci marce. Chi le individua? Ora, Veruca Salt aveva molti animali domestici, ma nessuno scoiattolo. A casa ho solo due cani e quattro gatti e sei conigli e tre canarini e un pappagallo. E mia madre! E una tartaruga e una vasca di pesci rossi e un vecchio stupido criceto. Voglio uno scoiattolo! Lo voglio! Non sono in vendita. Quando decise di agguantarmi, ammazziamola, prendetela ragazzi, ammazziamola stronza! I scoiattoli non gradirono. Anzi, sembravano piuttosto arrabbiati. Chissà come mai. Con un balzo furono addosso a Ratatouille. La gettarono a terra e iniziarono a curiosamente la testa con le piccole nocche. Certo. Stanno verificando se si tratta di una noce marcia. Persuasi che difficilmente si trattasse di una noce buona, gli scoiattoli trascinarono via Veruca. Chissà come mai. Dove la portano? Dove vanno tutte le noci marcia? Nella spazzatura. Questa volta Charlie capì in anticipo che cosa il signor Wonka stesse vado tanto. Così si mise sulle tracce della ragazzina viziata. E il gruppo, o ciò che ne restava, proseguì senza... Due persone sono rimaste. Charlie aveva già capito che il signor Wonka voleva sfruttarlo perché era povero. Charlie era povero, non scemo. Fammi indovinare, devo fermare il flusso di noci prima. Mi ha fatto morire come quello scoiattolo ha fatto cadere l'Oompa Loompa e stiano distruggendo tutta quanta la fabbrica perché sono fuori controllo. Pure il culo ci ha fatto vedere. I miei scoiattoli, che avranno pensato? Quanto a quella viziatella, per sua fortuna usano l'inceneritore solo al martedì. A proposito, che giorno è oggi? Oggi è martedì, signor Wonka. La Natrum. Allora, di qua. Ma a parte che tutto sto casino sembra la fine del mondo. La fine del mondo fatta di noci. Mamma mia. Non so se lo percepite, ma il gioco va anche un filino a rilento. Mi chiedo anche cosa avrebbe fatto la PlayStation a quel punto. Eccoci qua. Allora, tu non sei ingegnere o sì? Ah, era ingegnere, allora lavora. Ah, certo, perché tu sei... è vero. Serve quello elettricista, che ogni volta mi dimentico quale dei due, madonna mia. Voi non so se lo percepite, ma c'è il gioco che veramente sta andando a scatti talmente tanta roba. Cioè, no, aspetta, devi essere tu per forza. Lavora? Ah, certo. Proprio lì. Elettricista, ingegnere. Oh, scemo io. Dobbiamo prendere 15 scoiattoli, eh. Vabbè, io inizio. Eccolo lì, sta cercando di scappare. Dicevo, inizio a prendere tutti gli oggetti. Charlie? Charlie, Dio mio. Oggi che problema c'hai oltre la povertà? Che cattiveria. Proprio lì. Ok, vai e aggiustalo. Ah, funziona veramente. Dai. No, Charlie, non fare pazzie da povero pazzo. Allora, madonna mia, cosa succede in tutta sta fabbrica? Fammi indovinare, non ci puoi entrare. Poi non so se lo percepite quanto sta andando a rilento. No? Strano. Ma, domanda, io posso... Mi ha fatto molto ridere la cosa. Dicevo, io posso entrarci? Sì, ma non mi ci posso muovere, ok. Charlie! Ok, è una roba a tempo e per prendere gli oggetti è terribile. Una porca. È talmente veloce che davvero
fai fatica anche solo a muoverti. Ah, ecco perché non riuscivo. Non era equipaggiata. Dio mio. Usare la sfera tipo è stata l'idea peggiore. Non riesco a prendere quella cacchio di bibita. Vaffanculo, Wonka. Ma porca di quella miseria. Oh, e che cacchio. Ecco fatto. Charlie, vaffanculo. Eccoci qua, poi. Mi sa che... Ah no, è giusto, perfetto. Calmo. Non posso prendere tutto se vai a sta velocità. Anzi, posso, ma perché sono bravo io. Ah no. Che è tutto sto casino. Per prendere una bottiglia delle palle. Quanto ci fai che appena, donna mia, arriviamo dall'altra parte, sta cazzo di cosa si ferma. Quanto ci fai? Quanto ci fai che adesso si ferma? Guarda, lo sapevo. Ehi, oddio, non è che mi ha semplificato la vita, eh. In realtà ha aperto solamente un ponte. Un ponte che però mi fa fare da shortcut da parte a parte. Questo in realtà è una cosa buona. Anche perché in realtà, volendo volare coi piedi per terra, possiamo prendere la bottiglietta mancante buttandoci di sotto nel punto magari giusto. Preso. Ok, ora che tutto sto casino è stato risolto, 35 bottiglie del cacchio, signor Wonka, andiamo da questa parte. Di nuovo stessa roba? Ovviamente. Non sia mai che il signor Wonka... Sai che ti giuro, sta stanza mi sta facendo venire voglia di dire vaffanculo. Proseguo senza prendere tutti gli oggetti. Ti giuro. Ah, questi... Oh, sono invertiti. Che poi è anche ingiusta sta macchina. Va a cagare, Charlie. Porca di quella miseria. Tu, sta fabbrica di cioccolato e nonno Joe. Vi odio a tutti e tre io. Oh, e l'abbiamo preso. Mamma mia. Che poi probabilmente, come dico io, che a una certa magari si ferma anche ed è più facile prenderlo. Probabile, probabile. Il problema è che sto gioco... Madonna mia. Preso. Eccoci qua. Allora, di nuovo, palletta. Ci infiliamo dentro. E facciamo le cose che solo i poveri sanno fare. Ovvero lavorare. Gesù, che cosa cattivissima che ho detto. Scusami, Charlie, te lo meriti un po' perché porca di quella miseria. Anche tu, ti fai sfruttare veramente come un bastardo, signor Wonka, eh. Te la vai a cercare, lo sai. Tutto questo nel falso nome di fare la cosa buona. Questa non è fare la cosa buona, Charlie, questo è fare l'unica cosa che solo tu puoi fare, ovvero essere schiavizzato da un ricco uomo che ti ha promesso delle caramelle. Scusatemi, non dovrei dire queste cose, però porca miseria, Charlie, due dita di cervello, veramente. Vabbè, andiamo avanti, basta parlare di queste cose e cerchiamo tutti gli zuccherini che il signor Wonka ci ha promesso per addolcire un po' la pillola dell'amaro sfruttamento. Seguitemi. Bravi. Tra l'altro, scusami un attimo, non penso, no, perché il gioco mi dice che devo cercare, no, scusami, 20 noci, ma credo siano gli scoiattoli a dovermele dare, probabilmente, tra l'altro. Ok. Non è che probabilmente le tirano giù quelle noci? Cioè, nel senso, adesso devo raccoglierle. Allora, io intanto mi prendo tutti gli zuccherini. Ecco qui. Ecco fatto, ok.
Ora, prima di... vediamo se c'è qualcos'altro che possiamo prendere. Sai che non credo. Allora, dobbiamo mettere... una cassa da scoiattoli, molto utile agli Oompa Loompa per trasportare quelle simpatiche bestiole. Certo, gli scoiattoli non sempre collaborano e a volte bisogna stordirli per farceli entrare. Lanciagli una palla per stordirli. Allora, problema, come gliela lancio sta palla? Non si può prendere uno scoiattolo senza sbatacchiare qualche albero, eh? Nonno Joe, parlare chiaro per favore. A meno che provo, ma non ne sono per niente sicuro. Ah, ha funzionato. È uno scoiattolo, eccellente per aprire e smistare le noci. Vengono sottoposti a un intenso addestramento prima di essere ammessi qui. Ma sono dei coccoloni, una volta storditi e infilati. Certo. Madonna mia, toglietemelo di dosso. Come me lo levo? Signor Wonka! Posso acchiappare gli scoiattoli, Signor Wonka, aiuto! No! No! Lo scoiattolo l'ho attaccato, io non sapevo come cazzo togliermelo! Qualcuno vada a prenderlo! Si può fare? Proprio lì! Vai, 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 vai a prenderlo. Bravo. Spero più che altro che non si... Ma tu lì sei rimasto. Pezzo di merda. Ma che mica mi dimentico di te. Mi hai ucciso, mi hai ammazzato. Vai a prenderlo. Io vado a prendere altri scoiattoli. Ecco qua. Ulla, madonna, quanti ne sono caduti. Charlie, becca quegli scoiattoli, per favore. Madonna mia, credo di averne presi... Proprio lì! No, 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 via da me, via da me! Via! Bastardo! Vai via da me! Via! Sti maledetti sono... Dov'è? Dov'è andato? Ah, ecco, sta... Prendetelo. Si può fare. Ma ecco come uscivano le noci, ma fino a prima non sono uscite. Boh, vabbè. Oh, lo giuro, fino a prima non sono uscite ste noci del cacchio. Comunque. Si può fare. No, l'altro, l'altro. Via! Si può fare? Yeah! Ma scusami, ma non siete andati a prenderlo quello scoiattolo? Prendete sti scoiattoli, maledizione a voi. Oh, meno male. Ok, portateli là. Basta, abbiamo finito. Meno male. Ah no, avevo letto 9, invece era 4. Madonna mia, che paura, meno male che l'abbiamo preso. Si può fare. Prendilo. Si può riparare. Si può riparare, io direi di... Piccolo mostro. Ehi, Oompa. Ma quell'Oompa Loompa è scemo, è rimasto là. A parte che è di nuovo la 15ª volta che sto scoiattolo è ancora qui e nessuno è venuto a prenderlo. Lavorate o cosa voi? Ehi! Di qua! Si può riparare! Vai a prenderlo! Maledizione a voi! Brutti scansafatiche! Io intanto mi prendo la noce. Che ne ho bisogno di 20, madonna mia. È probabile che al prossimo giro ne trovo più facili, però. Tornate a lavoro, schiavi! Ottimo, ora possiamo andare a riparare l'altro circuito. Ma scusami, fino a prima io non li potevo... Non potevo sparare sti cosi, perché ora sì? Sapete, mi è appena riaffiorato un ricordo. Uno di quelli tipo sopiti nella mente che ce l'hai ma non ci pensi fino a che non succede qualcosa che te lo fa ripensare.
Stavo pensando a quando giocavo questo gioco veramente sulla PS2. E subito dopo aver finito quello, ho ricordato i miei primi momenti con Mystery Dungeon. Perché, come ho detto, io questo gioco l'ho venduto per poi comprare Mystery Dungeon. Ovviamente ci ho guadagnato vendendo questo per Mystery Dungeon, per carità. Però, cavolo, giocarci proprio mi ha riaperto una finestra sul tempo che, erano secoli che non toccavo più. Mi ha fatto venire un sorriso. Più che altro mi ha anche fatto ricollegare a un vecchio ricordo di appunto quell'anno. Era un capodanno ed è uno forse dei miei capodanni preferiti. Eravamo in una baita in montagna, nelle zone verso Bolzano. E mi ricordo, era un bel posto, c'era la neve, c'era un sacco di... Guarda quell'Umpa Lumpa rimbambito. C'era un sacco di neve, scendevamo giù con lo slittino, ero andato a sciare con... Ecco, ciao la noce, con un amico di mio zio. Ho tanti ricordi, poi c'era anche una mia zia che adesso non c'è più, purtroppo. E è bello ricordare certe cose anche tramite un gioco palesemente brutto, 15 scoiattoli. Si può fare? Palesemente brutto avere un ricordo bello collegato a qualcosa di non così tanto bello. Ecco. Ok, andiamo a catturare quel piccolo stronzetto. Che poi tutta sta sezione è: tu vai, aggiusta la roba e picchia gli scoiattoli subito dopo. Oltre a dover superare il fossato della morte fatto di noci. Che poi mi viene il dubbio che una volta che abbiamo preso tutti gli scoiattoli... Vai, ecco. Una volta che hai preso tutti gli scoiattoli, magari questa zona qua si ferma anche, ti semplifica... Sai cosa non semplifica, porca di quella miseria? Prendere le noci, visto che cadono di sotto. Magari ti semplifica... Ah, oddio. Dicevo, magari ti semplifica prendere ste bottigliette delle balle. Non ci giurerei, Va bene, di nuovo, macchina per i poveri. Sì, hai aperto il ponte, perfetto, e dobbiamo andare a prendere gli Umpa Lumpa Limpa. Il problema è quelle bottigliette lì. Io ho il presentimento che sta macchina, nonostante quello che ho appena detto, non si fermerà. Ah, altra cosa, sicuramente adesso troveremo altri due Umpa Lumpa che ci aiuteranno con questa mistica missione. E il problema è che ovviamente saranno due. Saranno sicuramente due. Dov'è l'ultima noce? Però tu ne hai quattro che sono rimasti indietro. È per quello che c'è il ponte. Se noi adesso col ponte li portiamo con noi, avremo sei Umpa Lumpa che lavorano invece che solamente due. Non è per un cacchio facile farlo sto coso, sai? Lo sto odiando tantissimo sto livello. Veramente. Ma quanta pazienza avevo io da bambino, veramente? Cioè, io sono sempre stato bene o male relativamente paziente nei giochi. Ma ti giuro, non ho la più pallida idea di come io abbia sopportato questo gioco. Ti giuro, non so come ho fatto a sopportarlo fino alla fine. Lo sto odiando tantissimo. Mi sta dando i nervi, ma veramente pazzeschi. A parte il collezionismo di oggetti, ma questo livello in particolare, ti giuro, mi sta dando l'odio profondo, veramente. Mamma mia. Il collezionismo per ovvia ragione io già lo detesto nei giochi, ma qui stiamo superando vette mai superate dall'uomo. Ehi, deficienti, seguitemi.
A parte che, scusami, voi siete tra... Ah, ecco, dicevo, il quarto dov'è? Ok, rieccoci dall'altra parte. Scusami, nonno, stai zitto. Con... Oh, 5 bottiglie che ci mancano. Ma un sacco di cioccolata ancora, Che, perché... Già ne abbiamo trovate 6 qui. Quindi ce ne mancano 10. Ottimo. E guarda caso, eccola dov'è. Però... Io ho preso tutto. Mi mancano 5 bottiglie. Che sono? Eccole qua, perfetto. Meno male. Ti prego, fa che non ne abbia dimenticata nessuna. Me ne manca una. Ti prego, dimmi. Dimmi che è qui. Ti prego. Non posso averla persa da qualche parte, tipo su quei nastri della morte. Ti prego. Tu seguimi. Qui. Se io tipo gli andassi addosso con la palla. Agli scoiattoli. Funziona? Sai che sì? Cavolo. Ottimo, aspetta, aspetta, aspetta. Andate, prendeteli. Proprio lì. Si può riparare. Proprio voi lì. Prendeteli proprio tutti. Lì. Ecco qua. Proprio lì. Si può fare. No, 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 questo, questo, questo. Vai a prenderlo, vai, 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 bravo. No, che stai facendo? Dove va questo? Ok. Prendilo. Prendi quello piccolo stronzo. Piccolo mostro. Si può fare? Donna mia, non so neanche quanti mesi è rimasti ancora. Si può fare? Si può riparare? Si può fare? Andate a prenderli tutti, tutti, tutti. No, quelli sugli alberi non li prende. Di qua. Cacchio. Ok, dobbiamo farli. Si può fare? Vai a prenderlo. Quanti ce ne mancano? 5 ancora, ok. Via da me, piccolo mostro. Proprio lì. Si può fare. Dio mio. Si può prendilo fare. Qualcuno prende anche questo. No, non dirmi che sei tu quello che è. Dai. Regà, di qua. Prendetelo. Ma porca miseria. Per di qua. Si può fare? Vai a prenderlo. Quanti me ne mancano? 2, 1 con questo. Dov'è? Eccolo, piccolo mostro. Andate a prendermelo. Proprio lì. Si può riparare. Ok, e con questo a posto. Vai, portalo nella scatola. Dobbiamo però trovare l'ultima bibitina. Deve essere su un nastro trasportatore, per forza. Sono stato bravo, li ho presi, sicuro. Deve essere per forza in uno dei nastri. Stanza completata, ovviamente. Quindi non ce ne andiamo di qua fino a che non la troviamo. Anche perché non ho idea di dove sia l'ascensore. Eccolo! Sulla scala l'abbiamo lasciato, per fortuna. Per fortuna, il più facile possibile. Credo che tu abbia... Oh, finalmente. Ok, l'uscita di qua. Giusto? No, dobbiamo trovare quella tonda, vero? Ottimo lavoro! Gli scoiattoli stanno smistando noci come mai prima d'ora. Ora resta solo il problema dello scarico della spazzatura e della mocciosa che c'è caduta dentro. Della mocciosa. E via. Ah, eccola qua. Dio mio. Non fartela scappare, Charlie. Devi andare più veloce per superare quelle porte. E cerca di evitare qualunque rifiuto puzzolente incontri. Cavoli marci, toast bruciati, quel genere di roba lì. Perché i cavoli marci sta fabbrica, scusami? È una domanda più che lecita la mia, signor Wonka. Perché lei ha dei cavoli bruciati?
Minchia, ma quanto veloce. Vabbè, allora possiamo rallentare. Possiamo rallentare per prendere gli oggetti. Ma tanto è una... è una causa persa ormai. Ne abbiamo persi veramente già troppi. Quindi non mi sprecherò oltre. Minchia, ma se non riesce a passare come fai, scusami. Vabbè, io vado alla massima velocità. Aspetta, bimba ricca, il bimbo povero sta venendo a salvarti. E un giorno tu ti innamorerai di lui perché lui ti ha salvato la vita. Certo. Ecco qua, e la casa di marzapane magari esiste. L'ha costruita il signor Wonka. Ma sai che, non vorrei dire, forse nel livello ci sono più oggetti di quanti servano. No, non vedo già più oggetti, quindi no. E ti par- oh no, ce l'ha fatta. Non me l'aspettavo. Charlie. Eh sì. Come no?